pensiero unico. Intanto grazie dell'invito e grazie a tutti di essere qui in questa caldissima serata. Poi volevo complimentarmi perché voi siete quelli scomodi, avete detto, però qui queste poltrone qua si sta comodissimi. Infatti penso che rimarrò seduto qui anche perché non riesco più ad alzarmi, perché vado un po' più giù. Quindi sono abituato ad altre, no? Dove stavo seduto, si citavano i talk show prima. Non capisco se qualcuno che fischia il mio microfono, ma... È il microfono, bene. È il microfono. Allora, posto che rispetto a me sono praticamente tutti a sinistra, quindi per me la sinistra è l'universo mondo. No, non è un problema solo la sinistra, ovviamente. Anzi, c'è un sacco di gente di sinistra che veniva da sinistra. Io sono convinto che la destra e la sinistra siano categorie totalmente insensate. Avrebbero un senso se fossero riempite di significato da quelli che ne fanno parte, perché ci sono delle tradizioni, ci sono dei partiti che avrebbero un passato anche glorioso da una parte e dall'altra. E il problema è che c'è una uniformità spaventosa. Guardate, non è che i giornali abbiano cominciato adesso a raccontare una versione precostituita. Quando dici c'è un testo unico dell'informazione mi fa ridere, perché in effetti c'è un testo unico, nel senso che tutti scrivono le stesse cose, proprio il testo unico dappertutto. Ma non è di oggi questa cosa. Se andiamo a vedere che cosa si raccontava durante gli anni della strategia della tensione, non è che le tesi fossero molto diverse. Era uniformante, uniformato. C'è gente che occupa quei posti lì e che ha... guardate, no, io non sono convinto che nemmeno ci sia il complotto, perché non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Cioè c'è una pigrizia mentale, una vigliaccheria, anche nelle piccole cose, no? Cioè non è che ci fosse stato bisogno durante la pandemia, dico, di andare a cercare chissà quali fatti. Era tutto nei dati, quelli ufficiali. Bastava aprirli, darsi la briga di guardarli. Cioè, non è che... Dice, il vaccino ha gli effetti avversi. Grazie, ce li hanno tutti i vaccini gli effetti avversi. Da sempre. Cioè, siamo arrivati a negare cose evidenti. A negare l'ovvio. E questa è la cosa incredibile, no? Che succede in questi giorni con quello che è probabilmente il libro più venduto d'Italia, che ha fatto schiumare di rabbia tutti a destra e a sinistra, no? Uno che si è autoprodotto un libro e ha venduto decine di migliaia di copie. Fatevi due domande. Dice, Vannacci ribadisce l'ovvio. Sì, ma è questo il problema. È che persino l'ovvio ha bisogno di essere ribadito adesso. E perché ha bisogno di essere ribadito? Perché viviamo in una costruzione totalmente artificiale della realtà, allo svuotamento del significato delle parole. Cioè, pensate alla parola malato. Che cos'è un malato? È uno che ha una malattia, che sta male. O almeno era così fino a prima della pandemia. Durante la pandemia si è stabilito che un malato era una persona priva del Green Pass, indipendentemente dal fatto che questo stesse bene o male. No? Io suppongo che qui molti siano non vaccinati, in base a una mia supposizione, non ho le prove. E secondo il racconto ufficiale siete tutti morti. Cioè questo è The Walking Dead, capito? Cioè, però è così che è diventato. Cioè, la negazione della realtà, succedono le cose e uno di fronte al fatto dice no, non è vero. Questo, ripeto, esisteva anche prima. Il problema adesso è che è diventato più veloce, cioè si passa da uno stato di crisi all'altro, prima il Covid e poi la guerra e poi l'emergenza. Si passa o fanno passare? Non c'è differenza, perché poi sei costretto a passarci. Sei costretto, no? Poi prendono le misure. Tempo fa, quando c'era
cominciata molto prima, no? La crisi economica, 2012, quegli anni lì, no? Dobbiamo prendere delle misure, anche lì si diceva, no? La crisi è un'occasione anche per cambiare, non possiamo fare diversamente, fate presto, titolava Il Sole 24 Ore, vi ricordate, in prima pagina, grande così. Cosa vuol dire? Che quando c'è l'emergenza tu devi fare presto, non puoi discutere e devi obbligare le persone a un cambio radicale dello stile di vita in brevissimo tempo. Poi però succede, per esempio, che raddoppia il numero di immigrati clandestini, che è un problema sia per la popolazione locale che per gli immigrati, che continuano a morire, però, come ha detto l'altro giorno Monsignor Zuppi, non si può dire che c'è l'emergenza. Lì devi capire che è un fenomeno strutturale l'immigrazione, cioè ti devi abituare, no? È la differenza tra un enorme cetriolo tutto in una volta e piccolo cetriolino al giorno, no? Che però se li metti tutti assieme, diciamo, fa da lunga fila, eh. E quindi questa cosa c'è sempre stata, secondo me. La differenza è che ci sono anche delle cose positive, in effetti, che c'è un po' più di gente cosciente, nel senso che accede, no, a fonti di informazione che non sono, ripeto, lo ripeterò sempre, non sono controinformazione. Non c'è l'informazione e la controinformazione, c'è l'informazione che va fatta in un modo, punto. Tutto il resto non è informazione. E che non vuol dire, io lo dico, lo dice uno che lavora in un giornale che si chiama La Verità, anche provocatoriamente, però non vuol dire che noi abbiamo la verità in tasca. Io sono contento se voi mettete in dubbio quello che io dico, vi fate delle domande, non siete d'accordo con me. È la bellezza di avere delle opinioni diverse. Il problema è quando si smette, e smettono i giornalisti prima di tutto, di farsi delle domande, di avere delle curiosità. E perché lo fanno? Perché è più comodo. Perché è più comodo, perché è più rassicurante, non ti devi rompere le scatole a compulsare dei documenti, è più facile che ti invitino a un festival, è più facile che ti chiamino in televisione e non hai neanche bisogno di prepararti, devi ripetere quelle 3-4 frasi, no? Non ti fai venire il nervoso, non ti fai venire l'acidità di stomaco. Sì, sono queste cose qui. Questo cosa vuol dire? Che molto dipende da voi. Molto dipende da voi. Cioè, non è che non è possibile, grazie al cielo, in realtà, la censura vera e propria oggi non esiste. Cioè, noi siamo qui a parlare, non c'è, almeno spero, non è che intervengono adesso i carabinieri e ci mandano via. Le ultime parole famose. Si può fare, è molto più difficile, ma si può fare. Però per farlo ci devono essere delle persone che si prendono la briga, come hanno fatto tanti di voi, di fare una cosa difficile. Cioè, finito di lavorare, guardo una trasmissione, vado su internet a cercare, leggo un giornale, leggo un libro. È una cosa difficile, perché richiede tempo, richiede concentrazione, richiede l'utilizzo del cervello, e tutto quello che noi abbiamo intorno ci spinge a fare diverso, a non utilizzare il cervello, a guardare dei talk show che non sono approfondimento politico, informativo, sono degli spettacoli. No, dove si va, si litiga, si discute, ti chiedono, ma tu come la pensi su questo? Così o così? Ma io veramente la penserei in una maniera diversa. Ah, vabbè, allora niente, prossimo argomento. Se si fa questa fatica e non si perde la voglia di approfondire, allora è possibile difendersi da questa roba. È possibile, cioè la gente lo fa, guardate sulla crisi climatica, so, gli agricoltori in Olanda, ad esempio, no? Certo, poi il potere ha i suoi mezzi per fartela pagare, no? Ti bloccano il conto corrente, ti bloccano la carta di credito, certo che c'è, però ci sono anche degli spazi di libertà che vanno coltivati, vanno costruiti e nascono delle cose importanti. Siamo in un mondo dove la comunità e i legami personali vengono scientemente distrutti ogni giorno. Il Covid è stato l'apoteosi, no? Si è chiuso in casa, chiuso dentro, a ordinare il cibo su internet, a fare tutte le cose, no? Con il drone che ti porta il pacchetto, a non poter uscire. È l'apoteosi della civiltà
che si sta creando. Ecco, voi avete reagito, avete fatto la cosa più bella del mondo, avete una comunità, dei legami sociali, no? Degli amici vicini, delle persone che condividono delle idee e che resistono. Oggi, e concludo, non è finita, no? Perché oggi ho letto un'agenzia di tal Massimo Galli, forse ve lo ricordate, uno che fa il medico, e che si diceva molto contrariato per il fatto che non si parla più di Covid. No? E io leggevo questa cosa rimanendo un po' così, dicevo, ma alla fine, poverino, gli dispiace, no, di non essere più al centro dell'attenzione. Poi poco dopo ho letto un comunicato che viene dal Comitato dell'ONU contro il razzismo e la discriminazione, che si preoccupa di dire che da noi c'è molta discriminazione, soprattutto, io dico, cavoli, effettivamente un po' negli ultimi 3 anni ce n'è stata discriminazione. No, la discriminazione che preoccupa il Comitato dell'ONU è quella nei confronti degli sportivi di colore. Cioè, miliardari che giocano al pallone, e per carità, sarà brutto sentire l'insulto, ma io non l'ho sentita l'ONU preoccuparsi della discriminazione quando Stefano Putzer perdeva il lavoro, quando le persone, no, erano costrette a vaccinarsi contro la loro volontà, a perdere, ripeto, il posto, a non poter entrare nei ristoranti, a non salire sugli autobus, a differenza dei cani, no? Nessuno ha fatto un comunicato per dire, sai, in Italia c'è un po' di discriminazione, e non era il modello cinese, era il modello italiano, perché nemmeno in Cina hanno fatto questa roba. Se andate a vedere cosa hanno fatto realmente in Cina, non hanno fatto le cose che abbiamo fatto noi. Il nostro era peggio, era, grazie al cielo, un po' meno organizzato su certe cose, ma era peggio. E allora è comprensibile, di fronte a questa mostruosità, che la gente si voglia dimenticare di quello che è successo. Ecco, voi con la vostra presenza, la vostra comunità, dovete impedire che questo succeda, che si dimentichi che cosa diamine hanno fatto. Bravo. Perché dice, sei ossessionato dal Covid. No, non sono ossessionato dal Covid, a me del Covid non mi fregava proprio niente. Non mi spaventava, non mi interessava, mi annoia mortalmente parlarne. Non sono io che sono ossessionato, sono loro che sono venuti a rompere i coglioni a me e a un po' di altra gente. Per cui io vi prego questo, l'informazione è così, ma guardate che l'informazione è un potere molto limitato in realtà, a meno che voi non glielo concediate. Non è che siete obbligati a guardare tutti gli stessi talk show, a guardare tutte le stesse... cioè, esistono i libri, esistono romanzi che hanno spiegato quello che è successo prima che accadesse, esistono saggi, esiste un universo di cose che sono lì, basta volerle prendere, basta avere la curiosità, la voglia, la resistenza mentale per prenderle. Si può fare, siete qui nella metà di 1000, no? Benché siate tutti morti, però, insomma, io sono come il sesto senso, no? Vedo, si sta bene, vede, il resto è così, sarà il caldo che li ha conservati in questa maniera, no? Può darsi, o qualche altro, adesso ci sono altre nuove malattie bellissime, tra l'altro, speriamo in qualche nuova emergenza, tipo la dengue, no? Questa cosa qua, devi farti il vaccino contro le zanzare. C'è anche la lebbra che sta ritornando in diversi paesi. Beh, è un grande classico la lebbra, no? La lebbra sta un po' bene con tutto, diciamo. Sono quelle cose che sfina anche un po', no? Tanto poi c'è caldo, quindi non puoi uscire. Però se accendi l'aria condizionata per vincere il caldo, inquini. Ma poi vuoi la guerra o il condizionatore? Perché sono scelte della vita. Ma anche quella era una fregaccia. Cioè, poi dice, vuoi la guerra o il condizionatore? Voi la pace o il condizionatore? Pace o condizionatore? Vabbè, il condizionatore.
punto basso, no? E però non ho avuto né la pace né il condizionatore, cioè pretenderei un risarcimento dal signor Draghi. Beh, del resto era lo stesso noto, no? Grande, molto, mi ricordo un pezzo meraviglioso con uno che diceva che quando passava Draghi le statue nei palazzi della politica romana si giravano sorridenti a guardarlo. Che è una cosa, no? Del resto era uno noto per le grandi frasi, tipo questa qui, la pace, il condizionatore, quell'altra era non ti vaccini, ti ammali, muori. Grandi slogan, sono proprio quelli di Zelig degli anni. Ma infatti siete. Questo però è vero purtroppo, no? Queste erano cose che succedevano davvero, bisognerebbe dirgli. Io posso andare avanti una cosa veloce invece. Allora, tu hai scritto un libro che si intitola Il fascismo infinito, giusto? Sì. Fascismo infinito. Perché questo titolo? È una domanda. Come mai il fascismo si vede in tutte le cose, purché nei comportamenti nazisti che abbiamo vissuto in questi 3 anni, secondo te? Come mai c'è questa incapacità di vederlo in alcune cose? Quelle dove c'è? Guarda, io non userei il termine nazisti, perché è il modo di descrivere, no? Allora, funziona così. Si stabilisce che c'è un male assoluto, no? E io credo che in realtà il male assoluto non esista. Esistono tanti mali relativi. Il male assoluto è qualcosa con cui tu non puoi venire a patti, puoi solo distruggerlo, no? È il nemico per eccellenza, il nemico totale, quello con cui non si dialoga. Stabiliamo che questa cosa è il male assoluto, e quando devi screditare qualcuno, devi impedire un'opinione, devi mettere a tacere un ragionamento, trovi, si chiama reductio ad Hitlerum, no? Trovi una cosa che hanno in comune, che è in comune con questo male assoluto. A Hitler piaceva andare in montagna, a Rocchesso piace andare in montagna, quindi Rocchesso è come Hitler. Questo è il. No, non è vero. È una funzione letteraria. Però è questo, sì. È questo il meccanismo. E quindi tu vedi mille forme di fascismo che ritorna, perché il fascismo è il male assoluto, quindi ritorna sempre, devi spaventare la popolazione, lo attribuisci al nemico di turno. Per cui, non so, Putin è fascista, Putin è il nuovo Hitler. Putin vuole, dopo aver invaso la Polonia, invadere tutta l'Europa. Poi dall'altra parte quegli altri di destra dicono no, Putin è comunista, contemporaneamente, no? Sono del patto Molotov-Ribbentrop in una sola persona. Col male assoluto Putin non si tratta, il male assoluto Hitler, non ci parli con Hitler, Hitler lo uccidi. Quindi non posso trattare, fare la pace con Putin, va solo annientato. Come succedeva con Saddam Hussein, con i serbi, con Bin Laden, con tutti quelli di prima. Persino i Novax, a un certo momento, prima creo la categoria del Novax, che non esiste in natura, e poi dico che il Novax è fascista, che è quello che hanno fatto, no? L'ha scritto Michele Serra, addirittura delle signore che volevano andare a messa. Mi ha chiamato un giorno una signora di 80 anni che mi aveva raccontato, io l'ho intervistata sul giornale, che visto che erano chiuse le chiese, cosa inaudita nella storia dell'umanità, no? E lì ci sarebbe tanto da dire anche su. Sì, anche tolta la passata. Allora sono fascisti anche i Novax. Sono fascisti chi? Quelli che si oppongono alla transizione ecologica, perché no? Ogni volta. Sono fascisti quelli che non vogliono l'immigrazione di massa, sono fascisti quelli. Cioè, qualunque cosa. Cameriere, c'è un fascista da minestra. E questo serve a screditare le persone. Poi contemporaneamente tu dici che cos'è il fascismo secondo questo pensiero, che non è la sinistra, il pensiero liberal, che è l'unione del progressismo, dimentico dei diritti dei lavoratori e tutto questo, e dell'ultracapitalismo, sono insieme, c'è cioè una bella patina di sinistra e dentro il solito cetriolo di cui sopra. E ti dicono, vedi, lì c'è il fascismo, concentrati su quello, impediamo a quello di parlare, impediamo la presentazione del libro su Evola e l'alpinismo, aggresso nei, perché altrimenti, oddio, quelli si arrabbiano. E poi contemporaneamente la sinistra ti dice, cos'è il fascismo? Privazione della libertà.
un uomo solo al comando, non votato da nessuno, censura, discriminazione. Quante ne abbiamo avute? Tutte e quattro. Questo non è il fascismo nella realtà, è la stessa roba che fanno sempre. È l'Unione Sovietica, è qualunque forma di totalitarismo. Il fascismo è una gigantesca arma di distrazione di massa per dare all'untore. Perché quando ti promettono il paradiso in terra, qualunque forma totalitaria ti promette il paradiso in terra, ti fa delle promesse irrealizzabili. Ti farai una dose, sarai salvo. Poi quando il paradiso in terra non arriva e la promessa diventa evidente che non si può realizzare, a quel punto ci vuole qualcuno cui dare la colpa. No? Perché non guariamo? Colpa dei Novax. Perché, non, perché c'è così caldo e i fiumi strabordano? Colpa di chi non ha fatto i lavori? No, colpa del fascista che è contrario, continua a fare le emissioni, no? Come se la gente, io andassi in giro con la macchina a sgommare così, giusto per creare dei buchi nell'ozono. Certo è che finché la gente non ragiona, questa narrativa va bene, ma la gente inizia a ragionare, l'abbiamo visto anche con l'emergenza climatica, che insomma non l'hanno presa. Perché poi c'è la realtà. Ma per fortuna la gente si sta svegliando, ma durante il Covid insomma è stato molto molto difficile. È sempre difficile, guarda, era così anche prima. Era così anche prima, solo che a un certo momento il Covid ha avuto uno scatto, ma era così anche prima, sull'immigrazione, sul gender. Cioè tu oggi sei obbligato, noi abbiamo avuto una sentenza che obbliga, prima rideva dicendo a lui della Valletta, abbiamo un uomo, un maschio, fisicamente maschio, simile, che sei obbligato a chiamare come un nome da donna, perché lui si sente donna, che a me va benissimo, se lui venisse a cena a casa mia nel privato, io lo chiamo, se gli fa più piacere lo chiamo con un nome da donna, a me che mi frega. Ma imporlo per legge, imporre la negazione della realtà per legge, è la stessa cosa di dire non ti vaccini, ti ammali, muori. È falso. È falso. Grazie mille, grazie.